Siamo di fronte ad un'opera spettacolare, uno splendido razzo di Gobelin. È l'anno 1663, quando il ministro Jean-Baptiste Colbert affida la direzione della manifattura reale degli arazzi di Gobelin all'artista Charles Le Brun, pittore di corte del re Luigi XIV, figlio d'arte, amico e grande estimatore di Nicolas Poussin, con il quale si reca a Roma negli anni 40 del Seicento per completare la sua formazione artistica. Nel 1662 Luigi XIV acquista dalla famiglia Gobelin, famiglia di tintori, i locali del loro opificio, sito a Parigi, in 42 di Avenue de Gobelin. Le opere che verranno realizzate da questa manifattura saranno destinate ai saloni di rappresentanza delle varie residenze del re. In quest'opera tardo-barocca, eseguita con la tecnica dello Busson, si ritrovano quegli elementi che caratterizzano l'iconografia della produzione, realizzata sotto la guida di Le Brun. La scena raffigurata è racchiusa in una cornice riccamente decorata e risente dell'esperienza pittorica di Nicolas Poussin, soprattutto nelle composizioni solenni e nella predilezione per i soggetti classici. Nella parte centrale superiore si nota un'effigie di poeta classico con la corona d'alloro racchiusa in un ovale scolpito e sorretto da putti e ghirlande. Elementi floreali a ghirlanda decorano tutta la cornice, interrotti da putti con armi ai due lati e da un putto che sormonta un fessone allegorico nella parte centrale inferiore. Da notare anche la presenza di mascheroni negli angoli inferiori. L'arazzo si presenta con un forte carattere tridimensionale e con elementi che creano effetti realistici in basso rilievo, invadendo elegantemente la scena principale. In esse è chiaramente leggibile il ritorno di Ulisse ad Itaca sotto le spoglie di un mendicante. Nonostante siano passati 20 anni dalla sua partenza per Troia ed aver affrontato numerose avventure, viene riconosciuto dal suo fedele cane Argo, che muore poco dopo. A fianco dell'eroe, tra colonne e verzure, notiamo la figura di Eumeo, allevatore di porci, che con ospitalità, nonostante non lo abbia riconosciuto, dona il suo mantello ad Ulisse. Da evidenziare nel mantello la cromia rosso scarlatto ottenuta dalla cocciniglia, colore che aveva reso celebre l'opificio tintorio dei Gobelin, dandogli fama in tutta Europa e il cui utilizzo rimase in uso anche successivamente per la colorazione delle lane e delle sete nella manifattura degli arazzi. Siamo di fronte ad un'opera databile tra il 1670 e il 1680, tutta realizzata in lana e seta, di dimensione 3,26 x 2,44 cm, in buono stato di conservazione, con piccoli restauri eseguiti in diverse epoche.